edizione estiva di Caffè Scorretto, decisamente estiva visto il caldo, sempre in compagnia del professor Severino Nappi, presidente di Nord e Sud. Professore, io inizierei direttamente con i dati Svimez che ci consegnano un'Italia nuovamente in recessione. Beh, io stavo sorridendo, ma c'è poco da sorridere a guardare quei dati. Soprattutto ci sono due Italie, un'Italia del Nord che in qualche modo prova ad andare avanti e cerca di creare delle condizioni di ricchezza, un sud drammaticamente in difficoltà, nel quale l'arretramento del lavoro è impressionante, nel quale chiudono ogni mese 58.000 piccole attività, il segnale di una difficoltà straordinaria rispetto alla quale bisognerebbe far qualcosa. Certo non facciamo qualcosa togliendo i 2 miliardi al sud come è accaduto nel 2019, certo non si fa qualcosa se si fermano gli investimenti, certo non si fa qualcosa se il reddito di cittadinanza rimane una misura di assistenza per pochissimi, mentre invece bisognerebbe cominciare a mettere in campo delle misure strutturali per trovare lavoro. Certo bisognerebbe pensare a politiche sociali che aiutino chi è indietro, oppure bisognerebbe cominciare a investire sulla formazione professionale d'intesa con le imprese, perché se i nostri giovani studiano e poi non trovano lavoro andranno via. Ecco perché c'è tanto da fare invece di lamentarsi, e soprattutto bisogna smetterla con questa retorica delle chiacchiere che occupano la politica, ma invece i fatti sono purtroppo di una totale difficoltà. Ecco, secondo il suo pensiero è prioritaria anche la costituzione di una nuova banca del Sud? Beh, io l'ho sempre sostenuto che l'esperienza di tutti noi lo insegna. Io vedo che abbiamo un Parlamento popolato da marziani, abbiamo dei parlamentari del Sud che sembrano veramente dei marziani, ma non lo sanno se vanno in una piccola banca che è un commerciante, un piccolo imprenditore, per avere 100.000 euro di finanziamento e magari ristrutturare la sua attività deve penare 7 camicie, 9 volte su 10 si sente rispondere di no. Ecco perché noi abbiamo bisogno di una banca che abbia dentro le misure per sostenere le imprese, quindi misure particolari a sostegno delle imprese del Sud con una banca del Sud. Io credo che la prima cosa sarebbe riprendersi il marchio del Banco di Napoli, che è stato chiuso in un cassetto da Intesa in totale assenza di rispetto per la nostra storia, per la nostra tradizione. Recuperiamo il marchio del Banco di Napoli, norme speciali per il credito a misura delle imprese del Sud e finanziamenti concreti rispetto a una grande realtà per chiunque faccia imprese. Ecco, professore, cambiamo argomento. Passiamo alla politica regionale, un argomento bollente, molto più del caldo, che fa oggi la sanità campana in maniera particolare, si avvia verso una nuova stagione però che è quella elettorale. Sì, purtroppo abbiamo sentito il presidente De Luca che ci annuncia la costruzione di vere e proprie cattedrali sanitarie. Naturalmente l'inghippo sta nel fatto che si faranno dopo le elezioni, guarda caso. Invece i numeri di oggi ci dicono una cosa diversa, che anche quest'anno 600 milioni di euro sono stati tolti ai cittadini campani in termini di meno salute, meno di assistenza, meno cure. Perché tra le risorse in meno che spettano dal Fondo Nazionale Sanitario, che non viene gestito in modo equo, e De Luca in 4 anni non ha detto una parola per riequilibrare questo sconcio, e 320 milioni di euro di turismo sanitario, perché qui non c'è assistenza, perché qui non ci sono medici che a sufficienza, non ci sono infermieri, spesso le attrezzature rimangono chiuse in un cassetto, dicono che i campani sono diventati un popolo di serie B anche per quanto riguarda la sanità. Io direi che anche qui davvero ci sono le elezioni, ma queste non possono non tutelare il cittadino e dargli garanzie, e soprattutto un'esigenza importante che è quella di essere tutelato almeno di fronte alla salute. Ecco, altro argomento rovente, veramente rovente, è quello di Whirlpool, dove il ministro Di Maio sta andando un po' a braccio. Ma lì siamo di fronte a una farsa, lo sapeva prima, ma c'erano le elezioni e si è stato zitto. Ora se ne è uscita con l'ultima proposta, diamo 10 milioni a Whirlpool e loro faranno ammortizzatori sociali, ma la storia di questa nostra terra è piena di imprese che hanno avuto soldi per fare ammortizzatori sociali e poi appena sono finiti hanno mandato la gente a casa. E la cosa ancora più grave è che fino a qualche mese fa i 27 milioni di euro di incentivi degli altri passati sono stati e dovevano essere ripresi indietro per cercare di fare qualcosa e fermare gli americani. Ma oggi ne vogliamo dare 10 per fare assistenza e per fare misura puramente di galleggiamento. La verità è un'altra: Whirlpool deve essere inchiodata alle sue responsabilità, che sono quelle della necessità di mantenere aperto un presidio. E se poi c'è un cavaliere bianco che vuole salvare queste industrie, cominciamo a vedere chi è, che cosa vuole fare e soprattutto che cosa bisogna mettere in piedi per salvare una grande impresa. Questo è quello che bisogna fare per Whirlpool e per tutte le altre realtà.
Ecco, ma quello che vogliono capire gli italiani, in maniera particolare i campani, se questi famosi 10 milioni di Luigi Di Maio siano i famosi 10 milioni all'italiana dati nel periodo elettorale. Ormai è diventata una perenne campagna elettorale, del resto un governo che litiga così ogni mattina, in cui si filano il dito nell'occhio l'un con l'altro costantemente, vuol dire che non ti puoi aspettare molto, e loro sono veramente in una condizione di mera sopravvivenza. Ogni giorno bisogna inventarsi qualcosa per tirare avanti, e se va male l'ultima promessa si spera di poterla spendere in campagna elettorale. Cambiamo nuovamente argomento, parliamo di rifiuti. Lei dice tra balle ed ecoballe, ma che significa? Io ricordo che 4 anni fa De Luca fermò il piano per la costruzione di un termovalorizzatore in Campania dicendo che bisognava rimuovere le ecoballe portandole all'estero. Si fece dare 350 milioni di euro, le ecoballe stanno tutte là, non solo. In Lombardia funzionano 13 termovalorizzatori in tutte le città. In Piemonte hanno inaugurato il terzo termovalorizzatore soltanto a Torino. A Copenaghen, sul termovalorizzatore di quella città, addirittura ci sono una pista da sci. Da noi rischiamo tra 15 giorni l'emergenza sanitaria, la spazzatura per strada, e già sta accadendo in molti quartieri di Napoli, anche in parecchie zone della periferia, in cui il mancato smaltimento dei rifiuti, l'assenza del posto dove mandarli, sta per ridurre il tutto in una condizione che ci ricorderà i drammatici anni del 2008, 2007-2008. Rispetto a tutto questo, che cosa facciamo? Nel peggiore dei modi, la peggiore politica, De Luca, invece di assumersi la responsabilità di non aver fatto nulla per un anno, cerca amministratori comunali a cui scaricare la colpa, quando invece bisognerebbe far quadrato e metter mano finalmente a risolvere un problema. Ecco, dalla regione Campania passiamo a Napoli, siamo nel centro della Galleria Umberto I, nella centralissima via Toledo, ma Napoli e De Magistris? Beh, io ho letto che De Magistris ha comunicato che lui lavorerà nel mese di agosto per noi. Io dico che la vetrina di questa città dimostra che il suo lavoro è un lavoro veramente oscuro, nel senso che non si capisce questo signore che fa. A giudicare dalle condizioni di trasporti, di servizi, delle strade, della pulizia della città, forse se se ne va in vacanza i napoletani ce ne guadagneranno qualcosa. Ovviamente anche c'è abbastanza degrado, diciamo, ancora, soprattutto nelle periferie, ma non solo, anche nel centro. Qui guardate, questa è un noi siamo in questo momento in un monumento nazionale che è in una condizione di totale abbandono. Se ci si viene qui la sera, campi di calcio, naturalmente non autorizzati, palazzi che cadono a pezzi, qui è morto un bambino qualche anno fa e nessuno ha fatto nulla per migliorare le condizioni, persone che dormono per strada regolarmente qui sotto questa galleria tutte le notti, l'ho denunciato decine di volte, non ci ha mai messo mano, una condizione assoluta, vergognosa. Quando poi vedi che ci sono turisti che potrebbero apprezzare le bellezze di questo e degli altri pezzi meravigliosi di questa città e devono invece scontrarsi con venditori ambulanti, truffatori, persone che prendono in giro e rapinano i turisti, è chiaro che tu ti preoccupi, perché capisci che quello che potrebbe essere spesso non accade per colpa di chi non sa amministrare. Ecco, chiudiamo qui questa edizione del Caffè Scorretto, edizione estiva. Noi ringraziamo il professor Nappi per essere stato con noi, ringrazio tutti voi per averci preferito nuovamente, alla prossima puntata, arrivederci.